Allegrini tenta sempre di più di legarsi al mondo dell'arte. Questo lo fa principalmente, l'ha fatto nel 2008 quando ha acquistato Villa della Torre, quindi due mondi, quello del vino e quello dell'arte che si uniscono. E poi lo fa da 4 anni quando la Grola esce in un'edizione limitata di 10.000 bottiglie con un'opera di un artista. Il primo è stato Milo Manara, il secondo Arthur Duff e il terzo Atos Facincani, il quarto, l'artista che presentiamo quest'anno, è Kandinsky. L'opera di Kandinsky ci è stata gentilmente concessa dall'Hermitage, con il quale abbiamo firmato qualche anno fa un protocollo d'intesa in cui in qualche modo due mondi diversi si uniscono e interagiscono. Il progetto Olio di Casa Nostra è nato quest'anno, è stato presentato al Vinitaly quest'anno. Ci siamo legati all'associazione Saman perché in realtà quello che portavano era un prodotto veramente di qualità, di alta qualità, e la qualità per Allegrini è sempre rimasta uno dei punti chiave ed è fondamentale per noi che si porti un prodotto comunque di grande qualità. L'altra cosa che ci piaceva in questo caso era che per quanto riguarda la produzione agricola e quindi la produzione di quest'olio, non vengono accettate finanze pubbliche dallo Stato e quindi è un progetto che si autosostiene. Questo era molto importante perché in qualche modo per Allegrini diventa un posto, un luogo per aiutare altre persone, ma per Saman diventa un'occasione per fare in qualche modo profitto per cercare di avere più risorse private per migliorare quella che è l'associazione.